Buongiorno! Buongiorno, una sega. Perché? È uno schifo, sempre gli operai che molestano sul posto di lavoro le donne. Sicuramente una segretaria buona, un operaio sfigato. Guarda, sono dei pezzi di merda. In questo mondo non c'è più rispetto per le donne. Io ho tre figliole, Graziano, tre figliole c'ho. Guarda. Lo sai che se fosse stata la mia figliola e la molestano e quello la molesta, io li prendo, Graziano, la sventro. Hai la appena commentato una molestia sessuale. Molestia sessuale, allora è lei che molesta me. Lo vedi che mi passa sempre davanti, mi molesta l'occhio. Qua sono già rossi, guarda, lo vedi l'occhio, sono già rovinato, guarda. In effetti. Guarda. Allora, Graziano, che c'è da fare oggi? Allora, c'è da fare un cambio gomme e poi il meno possibile perché sono sfatto, si vede. Hai fatto tardi anche stanotte, sì, si vede. Non ho fatto tardi anche stanotte, sì, si vede. Sono solo tanti stanchini, lo vedi che mi distruggono, mi buttano giù, lo vedi? Lo vedi o no? Comunque datti da fare perché qui i clienti devono andare via soddisfatti, soprattutto senza raccomandazioni, deve essere una cosa, capito? Buongiorno ragazzi, ciao Graziano. Senti, ha detto zio se alla mia moto ci puoi pensare te e se puoi farla subito. Allora, innanzitutto scusi signorina, buongiorno, ma si metta in fila perché qui abbiamo lavori molto più importanti da fare e poi qui non ci sono favoritismi, tutti i clienti hanno lo stesso trattamento, no? Sì. Com'è? Però se tu avessi ascoltato quello che ha detto, avresti capito che ha detto zio, ha detto sì, che. Sì. Quindi è la nipote di Maurizio e la cugina d'Alessio. Quindi, signora, mi scusi, ero un po' distratto, guardi, mi scusi davvero, non è che volevo, mi scusi proprio. I miei ossequi, signorina, anzi, per cortesia, siccome a breve mi scade il contratto, se per favore non riferisce lo spiacevole disguido allo zio. Non ti preoccupare. Grazie. Piuttosto, se potete guardarmi la moto il prima possibile, perché ho una gara importante, pochissimo tempo per prepararmi. Graziano, io mi fido di te. Elisa, tranquilla, il salto dalle quattro alle due gomme per me è un attimo. Sì, perché qui two is meglio che quattro. Se invece di fare le battutine two is meglio che quattro, tu andassi a guardare le gomme della signorina, di Elisa, della nipote, della cugina, muoviti un po'. Graziano, me la fai te la moto, vero? Ma che scherzi, la fai, io poi la riguardo dopo, perché ho le antistaminici. Guido, mi prendi le fascette, mi sono dimenticato. Penso io. Sì, aspetta un attimo però. Mi prendi il pappagallo in tasca, sono stanchissimo. Chi se no. Graziano, perché oggi non ti prendi una giornatina di riposo, dammi retta. Stai forse scherzando, Guido? Quando il dovere chiama, Graziano si fa avanti. Ma io sono un tecnico della Ferrari, c'ho la foto, vedi questo qui? Codino. Sì, infatti. Però se mi prendi un caffè, che sono stanco, io mi riprendo un pochino. Bravo. Allora? Pronta la mia moto? Allora, guarda, un attimino, stanno finendo di gonfiare, ora siamo a posto, già quasi pronto. Graziano, ma mi avevi detto che il salto dalle quattro ruote alle due ruote era breve, ci dovresti mettere la metà del tempo? Sì, era breve, però siccome si tratta di un lavoro un po' particolare, un lavoro un po' di fino, c'è un discorso proprio di montaggio, smontaggio, casca di qua e là la moto, quindi però è quasi pronto. Graziano, ma quante volte te lo devo dire che se non mi firmi l'ordine, io non lo posso spedire. E poi... la macchina del dottor Guidi, visto che ha chiamato per la conferma, è pronta? Gli avete detto che sarebbe stata pronta a mezzogiorno? No, noi siamo qui a lavorare, non è che siamo a divertirci come voi, di là, con l'aria condizionata e il caffè e a chiacchierare. Graziano, il caffè. Il caffè. È per la moto, il caffè è per la moto perché c'è... E che fa, me la impenna? No, però gli dà molto brio sulla partenza. Cioè facciamo così alla mia moto, ci penso no, io, d'accordo? No, guardi signorina, assolutamente no, lei non ci deve sporcare queste graziosissime manine. Non ti preoccupare, non mi spaventa la cosa. Ecco, brava, fai bene. Va bene, la senti spaventa, fai la macchina del guidi. No, vai. Ma Graziano, lascia perdere, è un lavoro da maschi, la macchina del guidi la faccio io, ci penso io, tranquillo. Ecco il solito maschilista, va bene, sai cosa c'è? Noi restiamo qua e voi andate in ufficio, così vi smentiamo su tutto quello che avete detto finora su di noi. Oh brava, va bene, facciamo così, noi si va in ufficio e voi state qui, così stasera poi si vede chi ride, No, vai maschilista, no, vai. No. Vai maschilista, vai, maschilista. Ilaria, scusa, lo schermo del computer è completamente nero, come lo mando in assistenza. Hai provato ad accendere il monitor? Il monitor, il bottoncino, sì. Scusa, Ilaria, ma dovrei telefonare al dottor Guidi per dirgli di passare in serata a prendere la macchina, però non trovo il numero.
Forse sull'agenda a destra, accanto al mouse, sulla scrivania. E già che lo chiami, digli di passare a mezzogiorno, che la macchina è pronta. È pronta? Ecco l'area, però questa volta Che c'è? Cioè che la macchinetta del caffè questa volta perché questa volta non fa davvero, butta acqua, non funziona, manda un'assistenza. La cialda? La cialda, già! L'aria, scusami, ma non trovo Alessio perché non trovo gli ordini, non so dov'è che gli tiene, se... Non ti preoccupare, te lo chiamo io, Alessio, ci parli subito. Allora, ragazzi e ragazze, vi ho convocato qui perché è successa una cosa abbastanza incresciosa. Sì, però ci hanno provocato loro, è stata una cosa... Sì, silenzio però perché so benissimo come sono andate le cose. Silenzio, no, sì, però le consegne sono state rispettate, Sì, quello è vero, però perché hanno svolto le ragazze come al solito un lavoro eccelso, mentre sul lato amministrazione c'è stato un po' di confusione. Fatture registrate in malo modo, prese di appuntamenti sbagliate, monitor rotti e chili di caffè buttati via. E chili, però l'ultimo è venuto buono. Confermo. E poi avevo detto di ordinare 10 gomme di quella misura, invece avete ordinato 100. No, vabbè, perché io non c'avevo gli occhiali da lettura e quello zero in più, ma perché con questo dito? Ma cioè... Perché l'hai ordinate te, io non è che faccia la spia, ma l'hai ordinate te. Lui deve sapere chi ha sbagliato nelle cose. Vabbè. Comunque, mi sembra di aver capito che se due mi devono fare il lavoro di quattro, fate voi i calcoli, È come quando ti ha detto tu è sbaglio che quattro. Ah, meglio che quattro. Bene. Tu è sbaglio che quattro. Dottore Fontanelli, illustrissimo, dottor Fontanelli, aspetta. Ma secondo te davvero, te avevi creduto veramente che ci avrebbe licenziato? Ma come fa senza di me? Dimmelo. Guarda che Alessio ci ha tenuti qui perché l'ho convinto io che l'avresti portato a Maranello a fare il tour della Ferrari. Appunto, come fa senza di me? No, grazie. No, grazie. No, guardi, grazie, sto facendo l'impacchi, su, No, grazie, mi sta facendo gli impacchi! Madonna, come va? Meglio? Un pochino meglio va, però se Ilaria non smette di molestarmi gli occhi, lo vedi cosa le combino io. Ma cosa le vuoi combinare, Graziano? Se non ci fossero le donne in questo mondo, come si farebbe? Effettivamente, se non ci fossero le donne in amministrazione sarebbe un casino.